Che senso attribuisce ancora alla funzione dello scrittore? Cioè, che scopi, che limiti? Ma senso nessuno. Mi sembra una cosa completamente priva di senso. Io continuo a essere scrittore per forza di inerzia, per abitudine. Ho cominciato a scrivere poesie a 7 anni e mezzo e non mi sono chiesto perché lo facessi. Ho continuato a scrivere per tutta l'infanzia, tutta l'adolescenza ed eccomi qui a scrivere ancora. Quindi l'unico senso possibile è un senso esistenzialistico, cioè l'abitudine a esprimersi, così come c'è l'abitudine di mangiare, di dormire. I limiti sono quelli linguistici. Cioè io come scrittore italiano sono molto limitato. Preferirei essere uno scrittore in lingua swahili, che è la 12ª lingua del mondo ed è parlata nel Kenya, in Tanzania, nel Congo, eccetera. E poi l'altra domanda qual era? Gli scopi. Ah, gli scopi. Ma ci sono due categorie di scopi. La prima categoria attiene all'assoluto non senso dell'essere scrittore. E quindi sono degli scopi, li chiami idonistici, o li chiami metastorici, o metafisici, o assurdi, come vuole. E direi che avvengono, così si adempiono sotto il segno della grazia, sono carismatici. C'è un'altra poi gerarchia di scopi che sono quelli che uno si pone come cittadino più che come scrittore. E allora qui rientrano i pesanti concetti di impegno, eccetera, eccetera. Tra le due diciamo così, categorie di scopi in questo momento sono molto incerto, cioè credo che la classe compenetri.